appuntamento della festa in città, che quest'anno ha per titolo Voglio tutto, la bellezza della libertà. Prendono quindi via tutta una serie di iniziative organizzate dal Comitato delle Sette Parrocchie della città e con il patrocinio del Comune di San Giuliano Milanese. Vogliamo prima di tutto ringraziare le patrone di casa, le monache benedettine che ci ospitano e che hanno voluto, ci hanno voluto qui questa sera, in particolare Madre Ignazia, che poi ascolteremo durante la serata. Ringraziamo anche l'amministrazione comunale che ci ha supportato nell'organizzazione di tutti gli eventi. Voglio tutto, il titolo di questa festa cittadina, è il grido con cui veniamo al mondo. Vogliamo, tutti quanti vogliamo il compimento totale della nostra vita e il nostro cuore non trova pace finché non trova questo tutto e lo abbraccia. La libertà è l'altro tema della festa. E il desiderio che abbiamo scolpito tutti quanti nel nostro cuore ed è uno strumento potente che abbiamo a disposizione e che ci permette di compiere tutte le scelte della nostra vita che ci possono portare fino alla nostra completa realizzazione. Ed è proprio questa splendida cornice che vogliamo mettere al tema la bellezza della libertà. Una serata che abbiamo intitolato proprio, riprendendo i versi di Dante, libertà va cercando che si cara. Lo faremo con la musica, lo faremo con le parole e anche la poesia. La serata si aprirà, come vedete dal programma, con una prima parte musicale in cui l'ensemble Borali, io sono solista Francesco Borali, a cui facciamo anche l'augurio di un buon onomastico oggi, eseguirà le quattro stagioni di Vivaldi. Sono quattro concerti che sono tratti dal cimento dell'armonia e dell'invenzione. Cimento che è un vero combattimento tra l'armonia che rappresenta la ragione, le regole e l'invenzione che invece è l'immaginazione. Proprio in questo cimento che il compositore di Vivaldi in questo caso si combatte, questa gioca appunto la sua libertà creatrice attraverso appunto le regole della composizione. Seguirà una seconda parte dedicata alla poesia in cui Valeria Dainese, ci leggerà dei versi di Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, Stazioni sulla via verso la libertà. È una poesia che Bonhoeffer, un pastore protestante, scrisse a un suo amico dal carcere nazista nel luglio del 1944. In quella situazione lui sa già che sarà quasi sicuramente giustiziato e quindi si sta preparando in quel frangente ad affrontare quella che l'ultima stazione della sua vita verso la libertà. Vedremo poi in che modo ci descrive queste stazioni che portano verso la libertà. La serata poi si chiude con la seconda parte musicale con Eine kleine Musik di Mozart, sempre eseguita dall'ensemble corale. Qualcuno diceva che la musica è Dio che sorride agli uomini, ecco perché nelle chiese c'è sempre posto per la musica. Quindi immergiamoci in questo sorriso di Dio. Vi chiedo soltanto un paio di accorgimenti prima di augurarvi un buon ascolto. Silenziare chiaramente i cellulari e poi verrà effettuata una registrazione audio-video. Quindi vi chiediamo di essere cauti un po' con l'uso dei flash. E poi un altro accorgimento è di fare un buon uso anche delle registrazioni che eventualmente delle foto che farete, non riempire il mondo web delle registrazioni di stasera, o perlomeno chiedere poi il permesso agli esecutori. Vi auguro davvero un buon ascolto.